quando si parla degli uomini vissuti nel Paleolitico, spesso si usa la parola cavernicoli, perché si pensa che le loro abitazioni abituali fossero le caverne. In realtà, anche i rifugi di questi primi uomini hanno subito un'evoluzione molto significativa, che ha seguito di pari passo i progressi dell'uomo. Durante il primo periodo del Paleolitico, gli uomini vivevano soprattutto all'aperto, cercando rifugi sugli alberi oppure nelle cavità naturali che offrivano alcune rocce. Abitare nelle caverne fu una conquista successiva. Esse infatti erano luoghi bui e abitati da animali spesso feroci. Gli uomini ne fecero la propria dimora solo dopo aver scoperto il fuoco e imparato a fabbricare le torce, con le quali illuminavano l'oscurità e spaventavano gli animali. Le prime abitazioni costruite dagli uomini primitivi furono le capanne. Esse venivano edificate con vari materiali come il legno, le pietre, il fogliame, le pelli e le ossa di animali di grossa taglia. Anche le forme erano molto varie: circolari, quadrangolari, a tunnel. Ed ora possiamo vedere qualche esempio di queste capanne ricostruite attraverso questi disegni.